fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Bentrovati, in un nuovo appuntamento con l'ospite e protagonista di questa puntata, il professore Vincenzo Catanzaro, regista, autore di testi, attore, leader indiscusso della Compagnia dell'Isola. Quindi parleremo tanto di teatro, di cinema, di televisione, anche di carnevale, visto che ormai ci siamo. Dai, la prossima settimana ci tocca la manifestazione. Partiamo però dall'attività teatrale e dall'importanza anche della vostra compagnia, così come di tante altre che nel corso degli anni si sono affermate in città. Intanto la vostra come è nata e quando è nata? Ricordiamolo. È nata nel novembre del 91, con il nome appunto Compagnia dell'Isola, perché ci sembrò giusto concentrarci su temi, su progetti che riguardassero la cultura della Sicilia, ecco perché l'isola, con l'impegno, no, la passione volta soprattutto a salvaguardare e promuovere la cultura dell'isola e soprattutto della lingua siciliana. Una notevole attività la vostra, sì, nel corso degli anni, così come ricordavo anche di altre compagnie. Che cosa significa fare teatro in una realtà come Sciacca, che pur avendo un'imponente struttura annoverata nei manuali di architettura, sì, come opera famosissima, però di fatto è un luogo del quale non avete mai potuto godere o usufruire o svolgere attività. Il teatro, come dire, come le grandi passioni che ti segnano per tutta una vita, ti segnano in positivo, fortunatamente, il teatro lo si fa a prescindere. A prescindere se il luogo c'è o meno, del luogo deputato, che dovrebbe essere appunto quella struttura che noi chiamiamo teatro, che a Sciacca non c'è mai stata, almeno per quello che riguarda la mia esperienza di vita. C'era una volta, c'era, poi, ed era anche bello, ed era, dicono, anche bello, frequentato dalle diverse, come dire, da tutte, dalle varie estrazioni sociali. Mio padre, che faceva il contadino, mi diceva che anche lui frequentava, quando era possibile farlo, quel teatro lì. Poi anche la classe dirigente di allora, perché bisogna dirlo, decise che era meglio abbatterlo, anche se era una struttura privata. Comunque, se ci fosse stato l'impegno adeguato sul piano della cultura, a salvaguardarlo, forse oggi non avremmo anche una a livello piazza. Architettonico, sì, era da salvaguardare, non solo come grazioso, stile Liberty, con l'impalcatura di legno, comunque per quello che sappiamo, perché ce lo hanno raccontato, lo abbiamo letto. Sicuramente era un luogo di aggregazione, un luogo di cultura. Come avete visto voi comunque la struttura di via Agatocle, le varie compagnie, le varie associazioni che operate a Sciacca, con questa sorta, una sorta di aspettativa comunque per una possibile apertura, o un certo scetticismo ormai in rassegnazione a dire vabbè, no, c'è questa... No, almeno personalmente no, penso che la struttura, al di là dell'indubbio valore di carattere architettonico, guarda la storia dell'architettura, il problema è che una volta che tu ce l'hai questa struttura, devi fare tutto per farla funzionare e consentire la fruizione da parte della cittadinanza e del territorio in generale a frequentarlo. Ma se poi ce l'hai e fai poco, pochissimo per tenerla aperta, perché la cultura è un investimento anche dal punto di vista economico, perché attorno alla cultura non è vero, come disse quel famoso ministro, che con la cultura non si mangia. Cultura non si mangia, con la cultura si mangia, e come, no? Perché muove tutta una serie di professionalità per quanto riguarda il teatro, che so,
le scenografie, anche il service al seguito, i trasporti. Si muove un mondo nel nostro piccolo, certo. Si muove un mondo e poi il movimento più complesso e più grande si muove, sicuramente si muove. E soprattutto la presenza di un luogo istituzionalmente deputato a svolgere, a fare cultura, come può essere un teatro, è un momento fondamentale di crescita per quella comunità, quel territorio. E investire poco o niente in attività del genere o in strutture del genere certamente è un deficit da parte di chi ci amministra. Un passo in avanti sicuramente lo abbiamo fatto, era annoverata tra le celebri incompiute della città, adesso quantomeno questo è stato ultimato, lo abbiamo anche, abbiamo avuto anche la fortuna di entrarci, penso in tanti. Lei quando è entrato in questo teatro finalmente ad assistere, è stato aperto. Qual è stata la sua emozione? Grazie, bisogna dirlo, all'intervento dei privati. Dei privati. Dei privati, segnatamente del Rotary. E abbiamo finalmente respirato un'aria nuova. Noi siamo stati i primi a usare il teatro per una serata di prosa. È stato il primo spettacolo teatrale che si è tenuto al Teatro Samonà, la casa di Bernarda Alba, che peraltro è stata ed è continua ad essere, perché continuiamo a portarla in giro, forse la migliore delle nostre produzioni, perché ovunque andiamo con la casa di Bernarda Alba riscuotiamo un enorme successo, come si dice in questi casi, di pubblico e di critica. Ed è stato meraviglioso, anche se il teatro non è ancora, non c'è ancora il palcoscenico, sappiamo, no? Ma chi fa teatro e vuole fare teatro trova il modo per utilizzare qualsiasi spazio, dal cortile alla piazza, o in questo caso. Ci si aspettava però un po' di delusione, c'è stata, ci si aspettava finalmente di entrare in questo teatro, di avere. Questo è vero, però insomma, una cosa che sarebbe dovuta succedere, come al solito si fa nella nostra sfortunata terra di Sicilia, il palcoscenico sarebbe dovuto nascere da lì a poco. Mi risulta che ci sono già il finanziamento, ma poi manca il bando, poi cambia amministrazione, poi cambia dirigente, la solita burocrazia, da 3 anni a questa parte. Tutto questo non è successo. Risultato, il teatro è lì, chiuso. Lo abbiamo aperto e chiuso. È richiuso immediatamente, quasi immediatamente. Ma come, tant'è. Tra l'altro nel corso degli ultimi anni sono venute a mancare anche altre strutture che venivano utilizzate più o meno impropriamente, però mi riferisco ad esempio un luogo particolarissimo e bellissimo da questo punto di vista, cioè l'atrio inferiore del Palazzo Comunale, quantomeno nella stagione estiva è una delle location migliori, più apprezzate anche da noi teatranti, da chi lo ha conosciuto perché lo ha frequentato in giro per la Sicilia, però in questo caso la burocrazia, attraverso la caduta di una pietruzza, ha fatto in modo che da 4 anni, 5 ormai quasi, sì, e quel luogo sia chiuso per questo tipo di iniziative, se ne fanno altre, per altri il pericolo della caduta non c'è. E quindi come si fa? Come si può fare teatro in questa città? Come si fa in questa città? Bisogna. È diventato realmente proprio. Bisogna capire, io, cioè, che ormai, sono, a parte i capelli bianchi che ho da tempo, ma per così dire che ho i capelli bianchi, vedo che anno dopo anno il tema della cultura non è più presente, o è presente ma soltanto marginalmente. Noi abbiamo iniziato la famosa rassegna Abruzzo qualche decina di anni fa, poi nel tempo, ma non per nostra volontà. Non è solo un problema di strutture che mancano, no, è una volontà, io credo che sia venuta meno la volontà. O quantomeno la percezione del fatto che
Cioè, non si ritiene che la cultura sia un dato fondamentale della crescita di una comunità, e invece è così, cioè, qualcuno riesce, come insiste a non volere capire una realtà che così è in tante altre parti e da noi invece no. Ma a suo avviso si privilegiano altri aspetti della cultura? È proprio non si privilegiano altri aspetti della cultura, perché c'è un dato su cui riflettere. A Sciacca non è che manchi l'interesse per la cultura, perché ci sono diverse grande associazioni attività, culturali di vario tipo, c'è un grande fermento, è teatrale, è musicale, ci sono anche delle scuole di musica, ci sono tanti operatori, musicisti eccezionali per quello che è dato vedere e capire dal punto di vista del teatro, ci sono delle realtà che si sono affermate nel tempo, la nostra e anche altre che risalgono ai primi anni 70, voglio dire, io ho iniziato nel 71, sono uno dei più anziani, se non il più anziano, fra qualche anno saranno 50, ma ce ne sono altri che raggiungono, sono vicini a queste cifre, sono 50, sono 40. Può essere giustificabile con quella che ormai è diventata la motivazione? Non ci sono i fondi, i comuni non hanno le risorse economiche. Può essere giustificato solo da questo aspetto? Non è soltanto perché ci vorrebbe l'impulso da parte dell'istituzione, perché bisognerebbe spingere su questo, ma c'è anche una distrazione di massa dai temi della cultura. Attraverso, come dire, artefice certamente il mondo dei media, da quelle da internet, social, dal mondo dei social, alla televisione, perché se tu una sera ti così stai un po' attento a quello che offre la televisione attraverso, in tutti i canali, è così. Cioè, neanche la televisione è una, come dire, fa promozione della cultura. Il teatro una volta veniva diffuso in televisione in una serata. Se non ricordo, adesso ci sono solo dei canali tematici, ma giusto per... Che nessuno frequenta, soltanto coloro che hanno un particolare predisposizione per la cultura lo frequentano, ci sono dei canali molto ben fatti. Sì, infatti mi riferivo a questi. Sicuramente apprezzabili, però per il resto, quindi è un discorso di arte complessivo, per certi versi riguarda la nostra realtà, ma la nostra realtà, cioè Sciacca non è l'ombelico del mondo. Cioè, che se ne dica. Che se ne dica, quindi è un fenomeno che riguarda... E infatti non tutto. A caso si parla di crisi del teatro un po' ovunque. Ma la crisi del teatro secondo me è la crisi delle culture di carattere in generale, perché la cultura non in senso stretto, ma la cultura come modo di affrontare i temi, i problemi della società. Siamo in par condicio, non possiamo parlare di politica, ma per quello che offre la politica in questi ultimi giorni, e quindi a distanza anche facendo un po' qualche passo indietro per questi ultimi anni, e se tu guardi a quello che abbiamo sotto mano e abbiamo avuto sotto mano negli ultimi decenni, è un discorso che riguarda il sistema paese, non il paese di Sciacca, il sistema paese come Italia, ecco, da quel ministro che disse che con la cultura non si mangia poi e lì giù a scendere, è chiaro. Mi riferivo anche al fatto che diverse fondazioni, diverse associazioni che gestiscono anche teatri importanti negli ultimi anni hanno la difficoltà poi di assicurare una stagione, un cartellone, perché vengono meno i finanziamenti degli enti, viene meno il contributo, e al tempo stesso c'è anche una sorta di disaffezione evidentemente da parte del pubblico, se poi non si riesce anche con lo sbigliettamento e con quant'altro ad assicurare una certa stabilità. Ma è un discorso di carattere generale, perché per esempio noi spesso ci sentiamo ci rivolgono questa domanda nei comuni, gli assessori di turno, quando proponiamo dei lavori, ma non riguarda solo noi, riguarda un po' in generale tutte le compagnie. La domanda è, si ride? Cioè, se è un prodotto, se è lo spettacolo leggerissimo, non leggero, leggerissimo.
C'è un canale siciliano che propina tutti i giorni, tutte le sere, questo tipo di intrattenimento, leggero. Di intrattenimento, e siamo a livelli di quel personaggio televisivo degli anni 80, Pazzaglia, quando con la manina. Ecco. Quindi lei dice, è vero che non si è investito sulla cultura, quindi che chi dovrebbe non investe sulla cultura, ma è anche vero che il pubblico, anziché è vero il contrario, c'è anche un discorso di carattere generale, però la funzione dell'istituzione, dello Stato e poi scendere le regioni fino ai comuni, dovrebbe essere questa. Il popolo va educato, va indirizzato, non stai a proporre una sagra paesana, anzi forse quelle le proponi ancora, continua a proporre, investendo risorse in queste sagre paesane. Noi ne abbiamo una. Ma perché sono quelle che ricamano il pubblico? Sì, ma quelle che ricamano il pubblico, devi dare, lo distraggono. Devi dare degustazioni. E intrattenimento. Allora si creano le grandi folle. Se tu vai organizzi la presentazione di un libro, se dici che alla fine c'è una degustazione, avrai un numero maggiore di pubblico. Quanto è sconfortante per una persona che invece ha vissuto anni sicuramente diversi. Noi ricordiamo che lei lo anticipava poco fa, tante rassegne venivano realizzate, sì, non c'è dubbio, c'era l'appuntamento con il teatro era proprio istituzionale all'interno dell'estate esercenza, c'erano più appuntamenti perché c'era la rassegna di teatro Abruzzo, così come altre organizzate, poi la serata un programma più articolato sicuramente. Ci stava fino agli anni 2002-2004, ecco, sono gli anni in cui abbiamo prodotto la Casa di Bernardo Alba, Cavalleria Rusticana, e nell'atrio inferiore del Palazzo Comunale c'era il sold out, la prima sera e la seconda sera, sold out. Quindi, e anche la capienza, quanti posti sono stati aumentati, il numero di posti è stato aumentato fino ad arrivare a circa 600. Però forse è adeguato anche, e questo è il numero adeguato poi ad una realtà come quella per quella che è la frequentazione media degli spettacoli teatrali, per spettacoli di prosa in genere, siamo intorno all'1% della popolazione, quindi sciacca significherebbe 400 spettatori, il che già è un buon numero. Anche ma oggi non ci sono più neanche quelli. Non c'è neanche questo. Un esempio che mi viene a proposito proprio c'è di anche struttura... un altro fatto che riguarda quello, il discorso che facevamo prima di carattere generale. La cultura deve avere un costo. Ci sono stati degli anni in cui la politica, diciamo così, distribuiva spettacoli tipo panem et circenses, cioè a gratis, ma la cultura non è a gratis, perché fare cultura, organizzare cultura ha dei costi, bisogna sopportare dei costi. Certo, ci sono le associazioni culturali che lo fanno senza scopo di lucro, ma bisogna pure rientrare in questi costi. D'altra parte, è un altro tipo di prodotto, ma tu la pizza la paghi perché c'è qualcuno che la fa e deve essere pagato, è il cuoco, il pizzaiolo, c'è il gestore del locale che investe, quindi è giusto che paghi. E perché non dovresti pagare per assistere ad uno spettacolo teatrale o musicale o qualsiasi altro? È come se la cultura ti dovesse essere regalata. E ci vuole un impegno anche da parte di colui che vuole fruire della cultura. Se poi ha deciso che ti basta la pizza, ti basta il cono gelato, vabbè, allora insomma, abbiamo chiuso o siamo quasi vicini alla chiusura. Lei ricordava poco fa...
che comunque, pur con, tra tante difficoltà negli ultimi anni, continuano ad operare anche a Sciacca diverse compagnie teatrali. Quindi come si riesce, nonostante questo panorama a tinte fosche che abbiamo dovuto nostro malgrado... Sì, si riesce solo e esclusivamente perché sei animato da una grande passione. Perché c'è la passione alla fine. Perché se no non lo faresti, non perderesti serate e serate a provare, e lo fai attraverso... perché di solito le compagnie sono formate da gruppi familiari, quindi si è un po' tutti coinvolti, e se a distanza di 30-40 anni tu continui a farlo, una motivazione soltanto hai, che è quella dell'amore per la cultura, per questa forma di espressione artistica che è il teatro. Tanti lo hanno fatto e continuano a farlo per la musica, se non, per la pittura, per tante altre, anche nelle arti figurative, e figurative c'è questo impegno, c'è questa passione, e quindi solo per questo continuo a farlo, superando mille difficoltà, perché sennò chi te lo farebbe fare? E però questo non solo vi ha spinto ad andare avanti le persone che già avevano questa passione e che l'hanno mantenuta negli anni, ma ha avvicinato tanti giovani. Sono tanti lei giovani. Quanti ne ha visti avvicinarsi, decine, approcciarsi con timore, con vergogna? Decine. Che cosa ha rappresentato anche nel... E c'è tanta gente, tanti giovani che si vogliono avvicinare. Noi recentemente, per motivi di lavoro, perché poi è normale che sia così, i giovani o si accasano oppure vanno in cerca di lavoro, no? Negli ultimi tempi, nell'ultimo periodo ne abbiamo persi almeno due, persi da questo nel punto di vista, nel senso che si sono trasferiti, nel senso che giustamente hanno trovato loro, lavoro. Guarda caso, e questo è un discorso che insomma è un ritorno alla radice del nostro discorso che coinvolge la politica, sono andati, hanno trovato lavoro fuori. Una è a Milano e l'altro è a Ferrara o Piacenza, insomma in quella zona lì, e quindi abbiamo dovuto rinnovare. Quindi questo interesse da parte dei giovani, certo, c'è che sempre. Certo che c'è. E questo è incoraggiante, perché spesso periodo... i giovani vengono rimproverati di essere ormai disinteressati, di non avere... Recentemente, per dei lavori che dobbiamo fare, tanto per tenerci in attività, perché poi stiamo preparando lo spettacolo per quest'estate, e quindi faremo delle cose... degli atti unici di Pirandello e qualcos'altro, abbiamo fatto una serie di provini e ne abbiamo trovati in gamba, e non soltanto giovani, anche persone, che, diciamo, persone mature che a una certa età hanno comunque hanno sempre voluto fare questa cosa, e questo con grande sorpresa. Ma una cosa che risale a qualche settimana fa. L'importante è che ci sia l'interesse, questo sì, lascia ben sperare per il futuro. Magari prima o poi si tornerà a investire nuovamente. Speriamo che... Capisco che ci sono limiti di carattere finanziario, perché naturalmente soldi non ne girano più, o ne girano molti, ma molti di meno rispetto a qualche decina di anni fa. Rispetto agli anni 90. Però tornando alla realtà locale, al di là della vicenda delle risorse economiche, esatto, il compito di un'amministrazione, delle varie amministrazioni che si sono succedute nel tempo, non dovrebbe essere quello di favorire quantomeno, certo che deve favorire, mettere nelle condizioni anche senza investire grandi risorse anche economiche. Senza investire, cioè la proposta, per esempio, se tu non riesci a risolvere il problema del luogo dove rappresentare, dove chi già ha mettere passione, nelle condizioni di fare teatro, allora non hai i soldi, non ci sono le risorse per poter fare una rassegna come si deve, perché naturalmente ci sono dei costi da sopportare per chiamare gruppi professionistici, insomma, e fare una rassegna di livello, ma se non mi dai il luogo, cioè neanche io, cioè pur non sopportando questo onere finanziario, l'esempio dell'Adro Inferiore del Palazzo, sì, Comunale, a quello che mi riferivo, o altri luoghi che ci sono, come se non ci fossero, Tessamonà, tipo l'Araba Fenice, mi pare.
l'auditorium del San Francesco, tra l'altro adesso è venuto anche San Francesco, che adesso no, adesso non si sa, cioè, non sappiamo più, è in una situazione, ci hanno detto in un certo periodo che era stato consegnato al comune, ecco, ora non sappiamo più bene, no, oggi come oggi non è ancora del comune. E c'è stato ancora dal commissario, se tu vuoi vai là, te l'affittano a 600 euro più IVA e vai a fare, quindi non è ancora del comune. Ecco, questo potrebbe essere un'occasione, cioè se è vero che sarà finalmente, non so quando, assegnato, quando aggiustano le carte, assegnato al comune di Sciacca, questo potrebbe essere, insomma, un primo passo è quantomeno tornare ad avere un luogo. Potrebbe essere l'occasione per dare finalmente un luogo che sia un luogo per poter fare tutto quello che negli anni si è fatto anche lì a San Francesco. Lì andavamo a fare anche una rassegna con le sole compagnie teatrali di Sciacca, potrebbe garantire, come abbiamo fatto negli anni, non soltanto con le sole compagnie di Sciacca. Dico, si parte anche perché in quel complesso, il complesso di San Francesco, c'è lo spazio per fare teatro, ma ci sono le sale per le esposizioni, c'è tanto da fare là dentro. Nel momento in cui, cioè, anziché fare un bando, parlano di un bando onnicomprensivo. Io dico che l'amministrazione, questa, non lo so, la prossima, se non si risolve in questo lasso di tempo, dovrebbe puntare a tenerlo questo spazio per sé, cioè per la città. Per metterlo a disposizione di città. È una delle poche realtà siciliane, la città di Sciacca, in cui non ci sia uno spazio del genere. Ovunque tu vada, da Calamonaci a San Buca, a salire a San Buca, a Memphis, c'è quantomeno un a Memphis si chiama, come si chiama? Centro civico. A San Buca c'hanno un piccolo teatro che è un gioiellino, a Calamonaci c'è un teatro nuovo, diciamo nuovo, Agrigento, però, chiaramente ha la sua struttura con un altro tipo di rassegna. Sciacca non le ha. Chiudiamo il capitolo col teatro, toccando anche questo aspetto. Noi abbiamo parlato del Samonà, di una possibile, si spera, riapertura. Speriamo. E però come gestirci, si è anche interrogati spesso in questi anni, certo, su come si può gestire una struttura del genere che ha dei costi non indifferenti. Ma noi l'abbiamo già sperimentato, dico noi come realtà associativa, il comune per quelle che sono le sue competenze, il teatro aperto ha funzionato. Ma la gestione dovrebbe essere del comune? Può continuare ad essere del comune. O potrebbe essere ipotizzata anche una gestione diversa, affidata a... Si può fare, anche lì, non si tratta di grossi investimenti. Certo, il teatro ha dei costi. Appena lo apri, insomma, come pare che sia stato detto, la Saracinesca 500 euro mi pare già siano da sganciare, cioè, solo per gli aspetti della sicurezza. Per il gruppo locale sono 700 euro l'affitto, poi ci sono i vigili del fuoco, poi ci sono altre spese, insomma. Lei dice comunque si può gestire, si può fare, si deve, perché già è stato fatto. Ma assicurare nel tempo un'apertura, in questo senso io dicevo. Io credo che si possa fare, spesso a Sciacca ragioniamo, cioè ingigantiamo tutto, come se siccome questa struttura è maestosa non si può fare niente, perché ci vogliono, qualcuno ha fatto i conti nel passato, ci vogliono centinaia di migliaia di euro. Ma perché non può continuare a funzionare per come ha funzionato in quest'anno e mezzo, per quanto è stato? Che chiedi l'autorizzazione al comune, il comune ti risponde che l'affitto è tanto, tu ti organizzi. Almeno per quanto riguarda la nostra esperienza, noi abbiamo rappresentato lì due volte, per la casa di Bernard Alba nel 2011 e poi per il 25esimo un'altra volta, cioè sarebbe l'anno scorso in estate, non questa, l'altra, il teatro era pieno, quindi si è pagato quello che si doveva pagare al comune. Si è riusciti a coprire, siamo riusciti a coprire. Se poi tu la gente l'abitui, la gente si è abituata, sì, sì. Ha incominciato ad appassionarsi a questo luogo, nonostante non sia ancora
definito del tutto, nonostante il palcoscenico non ci sia. E ci sono state tante altre manifestazioni anche di carattere che hanno comunque volontaristico. Il teatro è stato sempre pieno, quindi la gente ci va, quindi perché non sarebbe possibile? Certo, non affronterai stagioni per cui uno deve chiamare gruppi professionisti, perché uno spettacolo mediamente costa intorno a 7, 8, 10, se non di più, migliaia di euro a serata, certo. E poi non ce la fai. Però, ma sono venuti anche gruppi professionistici, ci sono state con anche delle organizzazioni private, e tutto sommato non è andata male. No, non sono delle serate, sono andate. Quindi è possibile. È possibile farlo. Speriamo che sia così. Dal teatro passiamo al cinema, anche alla televisione, ormai compare ovunque, diciamolo così. Abbiamo avuto qualche esperienza. E che cosa cambia dal teatro al cinema? Che mondi sono? Diversi, un mondo completamente diverso, tanto dal punto di vista tecnico, è una tecnica completamente diversa, l'approccio a... Non c'è il pubblico, c'è la cinepresa. O la telecamera. Spesso dico che c'è un'attività senza anima, voglio dire, perché senza anima? Perché non hai riscontro immediato. Lo sai, a parte che non hai riscontro immediato, giri a gennaio per poi vedere il film l'anno prossimo, è chiaro, è una scena, la giri più volte perché il regista ritiene che il check non sia andato bene, quindi bisogna ripeterlo. Qual è stata ripeterlo? L'esperienza che le è più piaciuta nel cinema, ad esempio, nella televisione? Cioè, mi è capitato di fare cinema da una decina d'anni a questa parte, sono molto, non è un'esperienza lunga per quanto riguarda il cinema, però qualcosa ho fatto, sono all'ottava presenza cinematografica. L'ultima è quella del commissario Montalbano, ho girato in maggio dell'anno scorso, maggio-giugno a Ragusa. Andrei in onda, ancora devo andare in onda. Ecco, da maggio ancora devo andare in onda, e questi sono veloci. Andrei in onda, almeno l'episodio che mi riguarda, l'anno scorso hanno girato per la Palomar, per la televisione italiana, per Rai 1, due nuovi episodi tratti sempre dalle opere di Andrea Camilleri. L'episodio che mi riguarda si chiama Amore e dovrebbe andare in onda lunedì 19 febbraio. Che personaggio interpretava? Guarda caso, ironia della sorte, il commissario Montalbano, durante questa sua inchiesta di questo episodio, si imbatte in una coppia di anziani, sono due vecchi attori di teatro. Allora era proprio un ruolo tagliato ad arte. Si incuriosisce perché la loro vicenda non c'entra niente con la storia, poi con in la sé. Storia, con le indagini del commissario, però il commissario è un tipo particolare, si incuriosisce di quello che stanno combinando queste due anziane, lì c'è una sorpresa che non svelo perché... No, è giusto, anche perché lì in tanti seguono le vicende del commissario. E che cosa la passione, le chiedevo, di questo mondo, anche relativamente alle scene girate nel contesto del commissario Montalbano, quindi con attori del calibro di Luca Zingaretti? Ritengo che insomma, è un qualcosa che... Io preferisco il teatro, perché preferisco il contatto diretto col pubblico, il riscontro, l'adrenalina della... L'adrenalina, dottore, anche perché lì è qualcosa che ti stanca, sembrerebbe che ti dovrebbe stancare di meno, perché giri una scena in cui hai una battuta... Sì, ma per girare quella scena aspetti... Basterai un giorno... Non so, se ti va bene che in un'unica volta si finisce. Io quando ho girato Figaro e Picone, L'ora legale, avevo un ruolo particolare. Intanto mi disse: tu non devi parlare, manco una battuta, no? Non ci sono battute. Il tuo ruolo è questo, devi dire tutto con lo sguardo, con gli occhi. Quindi io avevo delle inquadrature, ma c'era tutto un mondo lì, c'era una ventina di persone che stavo lì fermo e mi inquadravano, gira a destra, gira a sinistra, e poi sono quelle cose che avete visto nel film. Ma
la giornata di lavoro iniziò la prima, iniziò alle 8 di sera e finì alle 2 di notte, solo per solo girare per questa inquadratura. Perché ho regista un po' la luce, un po' tutta una serie di. Però è un mondo che ti appassiona. Tra l'altro, a proposito dell'ora legale, per me è un film fantastico, sì, che realmente fotografa il siciliano in maniera meravigliosa. Non c'è dubbio, la c'è scena dubbio. Più esilarante, tra le più esilaranti, a parte quella dei forestali, sì, anche a proposito delle vicende che stiamo vivendo in questi giorni su questa raccolta differenziata, quella dell'anguria, dove la metto, sì, me la mangio, è bellissima. Sì, sì, sì. Sono molto. Sono stati molto bravi, sì, sì, secondo sì, me hanno fatto qualcosa di. Infatti il film ha avuto un grande successo. Un successo, ecco, in questo caso non solo di pubblico ma anche di critica. Il teatro soffre un po' rispetto al cinema, perché o anche il cinema in effetti negli ultimi anni un po' gli ultimi dati, sono stati sconfortanti. Parlano di un 42-43% in meno di spettatori. Ed è strano questo perché. Per quanto riguarda il cinema italiano, mentre a livello generale è il 12% di riflessione, cioè se viene meno anche però questo, anche lì c'è perché? Un fatto, perché, per esempio, perché quest'anno sono venuti a mancare gli incassi di Checco Zalone, perché l'anno scorso c'erano gli incassi di Checco Zalone, di un altro film di cui non ricordo il titolo, poi l'anno scorso ci furono gli incassi di Figari e Piconi, in calze che quest'anno non ci sono stati, ecco la versione del 12%. Quindi anche, però anche lì c'è un discorso, il pubblico vuole è chiaro, un tipo di film. Quello dei cinepanettone, ma poi i produttori ti rispondono che per fare il film di qualità hanno bisogno dei soldini del cinepanettone, perché se no non vale sempre, valgono sempre le stesse discussioni, per certo, qualsiasi campo della, è un mondo dell'arte, della cultura. È diverso, una tecnica di recitazione diversa, perché vale di più la faccia naturalmente al cinema, più delle parole che dici, è ripetitivo perché la scena la devi ripetere da diverse angolazioni, sempre la stessa scena. Però è un mondo secondo me meraviglioso, perché ti fa sognare, ecco, perché cinema è anche sogno in modo del tutto particolare. Poi ci sono i film brutti, i film belli, però in tutte le cose lì è un prodotto che è quello di Montalbano, che unisce la qualità, perché c'è un regista ormai molto bravo, Alberto Sironi, c'è il protagonista che in gamma davvero, io ho avuto modo di conoscerlo perché ho girato, le scene che ho girato io sono tutte con Montalbano. Dove avete girato? Ragusa. Sempre nelle solite zone, sì, quindi. Ragusa, Ibla, Ragusa. Quella è la Sicilia più autentica, sì, la Sicilia sì, che realmente. Che risponde meglio a quello che Montalbano ha descritto nei suoi lavori. Una scena abbiamo girata a Casa Pirandello, ad Agrigento. È stata un'esperienza bella, anche perché come dire, è un bel ruolo. Certo. E quanto a anche le produzioni del genere, che tipo di riflesso hanno avuto per la Sicilia, ad esempio? Ecco, quando si dice che la cultura non fa, come dire, con la cultura non si mangia, quella zona lì. Grazie a i luoghi di Montalbano sono grazie diventati. A Montalbano, altro se mangia, altro cioè, mangiano e come, perché c'è nulla togliendo al fascino e la nulla bellezza, la bellezza di quei luoghi, che c'erano però, ci sono, si stanno scoprendo, però voglio dirlo, si sono organizzati e Montalbano ha portato i soldini in quelle zone là. Insomma, si organizzano pullman dalle altre parti della Sicilia, la famosa villetta di Montalbano addirittura è diventata un'istituzione. Io l'ho visto la prima sera, sono andato là, ma era per la questione dei costumi e via di seguito, stavo girando una scena lì a casa, alla villetta a mare di Montalbano, intanto c'era un popolo per una ripresa che era solo un esterno, il commissario che entrava e basta, non c'era più niente, però tutti erano là. Era una casa in riva al mare, ma nulla di che, nulla è diventata di che, però, meta, lì, pellegrinaggio di turisti. È diventato pellegrinaggio. Ma tutte le attività economiche, soprattutto quelle di carattere ricettivo, questo i ristoranti, perché? Allora, perché la promozione perché, si fa perché così, si gira Montalbano, in ma infatti mondo la provincia di Ragusa ha stipulato un contratto con la Paloma, con la casa
produttrice che mi pare che scadeva quest'anno, in base al quale... Certo, perché c'è un ritorno non indifferente in termini 150, di turismo, di presenza. 150.000 euro dalla provincia alla produzione, perché... Occorre investire, occorre favorire anche la promozione di simili eventi. Noi però siamo presi da pochi eventi, anzi da un evento. Lei non mi deve parlare male del carnevale, però carità. Perché lei il carnevale lo ha fatto. Non rinnego. Ecco, lo ha fatto, io adesso lo ricordo perché sì, lei è stato autore di tanti bei copioni del carnevale negli anni in cui c'era anche un grande fermento, sì, c'erano diverse personalità del mondo 80, della cultura 80-90 che curavano questa parte importante della manifestazione. Sì. E quindi il suo approccio con il carnevale com'è stato e com'è adesso? È una riflessione di chi il carnevale lo ha fatto? Sì, prima di chi lo ha fatto e quindi come lo viveva. Lo ha fatto adesso come lo ha vissuto vive? In tutto, è tipo il cursus honorum, sì, perché ha fatto sì, tutto. Nelle varie... Perché poi quando mi è capitato così per avventura di fare l'assessore allo spettacolo, alla cultura dello spettacolo, poi ho gestito pure il carnevale. Quindi ha coperto quindi tutti ho i ruoli. Ho coperto tutti i ruoli, io con l'azienda di cure che allora si organizzava assieme, il comune con l'azienda. E devo dire che quel mondo lì si è perso. Sì, in quegli anni si è investito tanto, grazie anche ai finanziamenti regionali. Si è investito tanto, forse... Quanto si spendeva allora per il carnevale? Se io devo riportare le cifre, quell'anno, i miei in due cui anni, lei ha gestito. I miei due anni di gestione del carnevale, il carnevale spendeva, il comune, spendeva intorno a 400 milioni, allora c'erano i milioni. Poi c'era la regione. E altrettanto la regione, quindi costava 750 c'era milioni. C'era anche il contributo della provincia. Il corruttura della provincia non c'era, o se c'era quell'anno, anni, magari quell'anno, non in quell'anno, ma quell'anno c'era abbiamo pure. Rinviato al mittente il contributo della provincia, perché la provincia per il carnevale di Sciacca si presentò con la stratosferica cifra di 5 milioni. Ah, allora noi, no, ci sono stati degli anni in cui il contributo abbiamo è risposto, stato più significativo. Allora, comunque viaggiavamo sui poi si andava anche oltre in certi anni, non dico che si arrivasse a un miliardo, però poco ci mancava. Quindi una cifra eccessiva, certo il raffronto non si può fare a quanto equivale. No, vabbè, perché ormai non è più trasportabile. Euro. Non sono chiaramente 400.000 euro. Non sono 400 milioni, comunque un discorso forse si investiva parecchio. Però l'investimento, specialmente negli anni, non era qualche anno prima della mia esperienza, quindi inizia anni 94-95, la presenza a Canale 5, insomma, si investiva abbastanza e lì perché si cercava di farne un evento di carattere nazionale. Se non si riuscì a farlo, forse poco ci mancò, quindi i soldi c'erano. La regione dava un finanziamento adeguato, poi i soldi finirono e non ci fu tempo. Però, e quindi. Era un bel carnevale perché c'erano i soldi? No, assolutamente, perché nessuna sagra di questo tipo, perché oggi è diventata semplicemente una sagra paesana, e in certi anni forse è stato eccessivo l'intervento finanziario nei confronti di questa festa, se deve perché essere. Perché è diventata una sagra paesana? Che cosa è cambiato? E allora. Sagra paesana quando tutto si risolve all'interno delle mura del paese, questo è diventato particolarmente negli ultimi anni. Qual è la presenza di questa festa a livello nazionale? Non c'è traccia, se un po' di pubblicità si fa nel mese di dicembre, di gennaio, non ne vale la pena farla. È un problema di programmazione. Quindi un problema di programmazione. Io non dico che questa sagra, che deve essere per forza qualcosa di diverso dalla sagra paesana, che sia e continua ad essere una sagra paesana, anche perché è una sagra paesana, cioè una festa popolare,
che ha qualcosa di diverso da tutte le altre feste simili e ha due caratteristiche fondamentali che sono quelle dei cosiddetti inni originali di anno in anno e soprattutto quella della satira che prima era in verso, oggi non è più in verso o quantomeno oggi si è persa perché non ci sono più i copioni di una volta, diciamo. Ci siete più gli anziani di una volta. No, a prescindere, perché c'è no. Nel passato c'erano alcuni giovani che poi... Lì è stata l'esigenza di adeguarlo ai gusti del pubblico o si è perso per una precisa volontà? No, non credo che sia... Si è perso perché non si è dato il peso, l'importanza necessaria a questa forma. Questa caratteristica del carnevale di Sciacca, cioè a chi di competenza non gliene può fregare di meno. Si è voluto anche agli addetti curare di più anche discorso di agli addetti ai lavori, perché cioè, in quegli anni là l'attrattiva del carro, a parte la sua giustamente fattura, era il copione. Ma allora c'erano i copioni, se proprio andiamo indietro nel tempo, di Licata, di Ignazio Russo. E si aspettavano i copioni e non solo di Ignazio Russo, naturalmente. Io allora ero... Però, professore, è vero pure che erano altri i tempi in cui si aspettava quello come un momento di espressione della satira, qua ma ormai oggi, giornalmente. Questo è pure vero, ma si può continuare a farlo. Ma voglio dire, questo è un modo per salvaguardare la cultura e la tradizione di un territorio come il nostro. Perché un carnevale che non abbia queste caratteristiche è un carnevale come tutti gli altri, come il carnevale di Cento, di Acireale, e non è detto che il nostro lo sia fra i migliori. Cioè, spesso noi, questo aspetto, siccome partiamo dal presupposto che Sciacca sia l'ombelico del mondo, ci sembra che il nostro sia... Vabbè, pur vero che un po' di pezzi di carri, un po' di cose le esportiamo, quindi evidentemente qualche merito ce l'abbiamo. Non anche c'è a livello alcun dubbio che il carnevale sia uno dei migliori, ma non ingigantiamo questo aspetto. Allora pensiamo intanto, magari che gli altri lo sanno promuovere meglio, lo sanno valorizzare meglio. Ma forse c'è questo dato che non si è investito anche a livello artistico, al di là delle componenti alle quali lei faceva riferimento, che le sono più congeniali chiaramente, come il copione o anche l'inno. A livello artistico lei come ha visto cambiare questo carnevale nelle altre sue componenti? A livello degli operatori sicuramente sono cresciuti moltissimo, e spesso tu quando guardi una realizzazione del genere ti meravigli, perché dici, ma come sono riusciti a farlo? Perché al di là della tecnica della costruzione, poi c'è l'aspetto artistico della manipolazione della massa. Se poi pensiamo alle condizioni in cui operano. Soprattutto alle condizioni in cui operano, quindi ci sono dei grandi artisti. Qua Sciacca, artisti in parte della cartapesta, spesso anche voi giornalisti pompate sta cosa, opere in cartapesta, non è quella la cartapesta. Vabbè, ma vogliamo farlo, mi ricordo alla tradizione. Mi ricordo alla tradizione, sì, ma se qualcuno vi chiederà... Ormai, ma di cosa c'è di cartapesta? Non niente. Dottoressa, ma dov'è la cartapesta? Niente, non ce n'è, c'è, ma noi c'era, diciamo, però c'era. C'era una volta. Ma oggi è cambiato tutto da questo punto di vista, sarebbe come dire... Vabbè, le tecniche, per carità, è giusto sarebbe anche... Sarebbe un che... delitto non sfruttare le tecniche di oggi, anche perché sono... Resistono magari un po' meglio... Però sono delle cose fantastiche, è chiaro, ma è mancato il modo di venderle, e non venderle nel senso che dicevi tu, perché alcuni pezzi poi vengono venduti e fanno bella mostra di sé. Di vendere il prodotto carnevale di Sciacca. Il prodotto carnevale di Sciacca, ma lì è tutto un discorso. Senta, poi c'è in alcuni anni sono stati chiusi pure gli alberghi durante il carnevale, quindi figurati. Poi c'è l'eterna questione di questo carnevale che continua a essere gestito dal comune, nonostante i vari tentativi di fondazione, ente, associazione. Lì una cosa sola, negli anni si è tentato.
Ma perché non si è riuscito? Lei che è stato anche assessore. Sì, vabbè, noi abbiamo perché non tutte, si riesce? Tutte perché le trattative, la politica tutte non le riesce? Pratiche, almeno personalmente, per costituire quella che allora noi avevamo scelto come forma migliore, l'istituzione Carnevale di Sciacca, istituzione culturale Carnevale di Sciacca. Poi nel tempo c'è chi ha pensato alla fondazione, all'ente. Tentativi che sono stati ripetuti, l'ha fatto il buon Mandracchia, sì. quando fu Salvatore Mandracchia, quando fu assessore. L'ha fatto l'attuale assessore Filippo Bellanca, da Presidente del Consiglio. Io dico che la politica non vuole privarsi di questo giocattolo. Perché se no è semplice, perché in tutti gli altri posti dove si fa il carnevale c'è o un'istituzione carnevale o una fondazione. Ma perché il carnevale che cosa porta alle amministrazioni di turno? Chiedilo a loro. Tra l'altro ci si lamenta che è stressante. Ma perché non è possibile? Cioè è semplice fare una struttura del genere. Istituzione Carnevale di Sciacca, sotto governo, non c'entra il sotto governo. Perché può essere una cosa gratis, l'istituzione culturale di Sciacca verrebbe rappresentata. Però il problema tipico anche di noi sarcensi, della gelosia, che ci mettiamo e che non ci mettiamo, se quello è adatto, quello non è adatto. E basta metterci persone competenti, ma purtroppo questa è merce rara in politica, se guardi proprio la composizione delle liste. Tanto per non e come si fa a stabilire chi è competente poi e storia. Non far entrare ma Sciacca c'è molta gente competente per carnevale, dimentica il sottoscritto, ma c'è tutti coloro che hanno fatto, per esempio, che hanno avuto questo ruolo, a cominciare da Salvatore Mandracchia, ma tanti altri, Pippo Caffeo, Angelo Pomina, gente competente del settore, quindi c'è tanto da scegliere, voglio dire. A parte il fatto di tutti gli operatori in senso stretto del carnevale stesso. Ma il futuro di questa manifestazione quale deve essere? Secondo me il futuro è fare in modo che questa manifestazione non perda la sua anima. E l'anima del carnevale è tutta lì, nel copione, nella satena inversi o altre forme, poi si tratta anche di capacità. È chiaro, ma si può creare anche una scuola per quanto riguarda i copioni del carnevale. La musica, che è elemento fondante particolare di questo, non perdere queste che sono le sue caratteristiche peculiari, investire su questa forma di carnevale. Noi non possiamo essere il carnevale di Viareggio, quella è tutt'altra un'altra storia. È chiaro. Comunque, e su questo parole, creare l'attrattiva, l'attenzione su questa forma di carnevale del tutto particolare, che riguarda, che si fa anche della partecipazione in mezzo alla strada, del coinvolgimento, si tratta di organizzare questo ad uso e consumo quando ci saranno dei turisti, non degli sciacchitani. Perché dalle 9 in poi. Una sagra. Certo, e per questo è una saga, perché dalle 9 in poi sono soltanto sciacchettani. Ma perché andrebbe riorganizzato anche lo spettacolo, perché come ripeto io da anni, se noi facciamo sfilare i carri dalle 8 di sera, per la verità, ce lo facciamo per noi, negli ultimi anni, sì, ma sono tentativi. Negli ultimi tentativi. Anni tentativi. L'ex assessore è questa tentativi strada, di iniziare prima, l'ha sperimentata e ci sono state le sfilate anche la mattina ad uso proprio e consumo dei turisti o dei frequentatori del nostro, esterni del nostro carnevale, ma dopo le 9 di sera perché non spegnere e fare sul palcoscenico a mezzanotte e poi dedicarsi a altre attività che si possono creare, no, sicuramente. No, la fate divertire poi i sarcensi. Finita la sfilata. Poi ci si può divertire possiamo per tutta creare, la notte, non c'è problema. Ci possiamo divertire per tutta la notte, ma la sfilata è lo spettacolo. Ma lei, che è stato assessore, perché non è riuscito a produrre? No, come no? Io devo ringraziare, adesso non so dove svolga le sue funzioni, il commissario di polizia Messina, con cui si chiamava Messineo. Il sindaco era Messina. Negli orari. Con la quale abbiamo stabilito che la manifestazione, la sfilata doveva chiudere a mezzanotte e mezzanotte fu, con l'impegno, caro commissario Messineo, che lei
sta sul palco assieme a me, perché se no mi lincia. Il commissario Messineo restò sul palco tutte le sere assieme a me. Soltanto l'ultima sera, la serata finale, si consentì la chiusura a 1 di notte. C'è stato, è successo, si è fatto. Qualcuno magari ha la memoria corta e quindi queste cose non le ricorda più, ma è stato fatto, quindi è possibile fare. No, mi riferivo più in generale a tutta un'organizzazione, una promozione del carnevale che lo faccia diventare altro rispetto a quello che poi... E questo passa, secondo me, posso sbagliarmi, da sganciarlo dalla sempre, politica. Questa è stata sempre la mia idea, la costituzione di un qualcosa a parte. Che sia. Per me una struttura molto snella che è l'istituzione culturale, governata sì, tra virgolette governata dalla politica, nel senso che... la presidenza verrà affidata al sindaco o a un suo rappresentante con degli esperti, con una direzione artistica gratuita, visto che è una cosa a livello locale, e succede anche soltanto le spese di rappresentante, come dire, se c'è i rimborsi cosa, spese, soltanto il rimborso spese, ed è perché bisogna farlo o bisognerebbe, si sarebbe dovuto fare questo, perché questo assicura continuità. E programmazione. E programmazione, perché tu sai già cosa farai l'anno prossimo. Finisci tu, il carnevale e programmi quello dell'anno successivo. Puoi pensare a mettere su una scuola, ecco, di cartapesta, una scuola della satira, puoi creare qualcosa nel tempo, perché se non c'è continuità, no, specialmente per questo tipo di manifestazione, anche noi organizziamo da qualche anno, sulla base dell'esperienza e forse anche degli errori del passato, programmiamo qualcosa di diverso, cerchiamo di aggiustare ed andare avanti. Chiudiamo proprio con la politica. Ricordavamo la politica. Che lei è stato assesso, sì, anche se siamo in condicio, noi ritorniamo ai tempi che furono, cioè alla giunta Messina della quale lei è stato assessore. Unica esperienza, sì, giusto? Ricordo sì. Bene. Unica esperienza, perché unica esperienza? No, ho avuto prima un'altra esperienza, fui presidente del comitato di gestione dell'ultimo numero 7. Diciamo non nel ruolo così amministrativo. Visibile sì, di amministratore. Perché quest'unica esperienza? E nel perché tempo io non è sono stato più sempre tentato o cercato com'era? Cercato situazione? Qualche volta, ma non molto per la verità. Sì? No, perché, cioè, perché uno spesso non è facile, non può, da gestire. Non può ragionare con la propria testa. E in quell'ambiente lì si vuole che tu ragioni. Che esperienza anche con è stata la testa quella con... è un'esperienza molto bella, perché io sono stato chiamato solo in funzione, solo come tecnico. Per la verità, quel sindaco lì, Ignazio Messina, con cui sono rimasto, continuo ad essere legato a buoni rapporti, si rivolse a me l'anno prima, quando finalmente dopo tanti anni il Castello Luna era stato affidato alla fruizione della città di Sciacca, fu consegnato. Dopo tanti dalla anni regione giusto. E quindi parve giusto al politico fare qualcosa là dentro, visto che a dicembre successivo ci sarebbero state le elezioni, il secondo mandato, diciamo così, che poi vinse qualcosa all'interno. E beh, conoscendo in giro, gli dissero, lui si convinse che avrebbe fatto bene a rivolgersi a me per organizzare là dentro qualcosa, e furono le notti al Castello Luna, un grande successo anche lì di pubblico e di critica. In virtù di questo poi mi chiamò a ricoprire il ruolo di assessore alla cultura e allo spettacolo. Poi finì come finì, perché ci fu i fatti della politica, la mozione prima, di sfiducia, la prima e la seconda mozione di sfiducia, come dire, ma ne andiamo a puliziare. E ricordavamo, quindi le dicevo, perché non è stato più tentato? No, è stato tentato perché io sono stato sempre convinto che che il ruolo di un cittadino, un ruolo pubblico di un cittadino, lo si esercita solo per un momento, è una stagione della tua vita, la partecipazione alla vita politica della tua città, cercando di dare quello che puoi dare, sei in condizione di dare secondo le tue conoscenze, secondo le tue competenze, in quel caso per me fu così. Finita quell'esperienza ritorni a svolgere la tua professione, in quel caso di insegnante, perché
una cosa bellissima di cui non abbiamo parlato, questa esperienza di docente. Non l'ho fatto in maniera voluta, perché sono in imbarazzo. Lo dico io, anche perché ciò fare il docente mi consentiva ogni tanto, spesso per dire la verità, allora erano tempi diversi, ma spesso mi consentiva di avere come alunni, maschi e femmine, delle ragazze o delle ragazzine intelligenti, preparate. Allora, io devo dire, però, l'amore per la lettura è nato, è stato favorito dal professore Vincenzo Catanzaro. Io ricordo alle medie, sì, ricordo ancora pure il libro La rete a bordo, e parlava di lavoro nero. Di lavoro nero minorile in Sicilia. Quindi sì, lo ricordo. Ma no, questi argomenti sono addirittura Pirandello. Sì. Tanti anni di insegnamento, quella è stata la ricchezza per lei, di là della professione. Fare la professione poi, ma riguarda tutte le professioni, questo. Però lì c'è il contatto. La professione con i giovani. O la fai perché senti di farla, anche lì è questione di passione. Per me è stata una scelta quello di andare dopo il liceo classico, scegliere l'università, e ho scelto lettere perché la mia intenzione era quella di fare trasmettere il docente, sapere, un professore, anche perché avevo avuto grandi maestri da questo punto di vista, come il professor Nino Di Mino, il compianto professor Nino. Quindi questo è importante, avere buoni insegnanti. Sicuramente fa bene. Nella vita come nel lavoro. Infatti, grazie per aver accettato l'invito, a voi grazie per averci seguito, a Villa Palocla che come sempre ci ospita, l'appuntamento alla prossima settimana. Fill my heart with song and let me sing forevermore.